E il sorpasso è avvenuto. E il sorpasso è avvenuto. Goofy! Uca! ci avete sperato, eh? Ma chi? La squadra di Mazzarri, quell'incapace di un allenatore, chiamiamolo allenatore poi. Ragazzi, sulla partita non c'è niente da dire, cioè praticamente l'Inter stasera ha fatto il torello, perché il Cagliari non ha creato praticamente niente, non ha fatto assolutamente niente, se ne è stata là, bella, buona, l'Inter, bella, andava ai 2 all'ora praticamente stasera, ai 2 all'ora andava, cioè faceva quello che voleva, possesso palla sarà stato, non ho fatto caso, ma sarà stato se no l'80% di possesso palla, poi del resto, cioè, la partita si è sbloccata nel primo tempo, però... Una cosa voglio dire, caro Inzaghi, ascoltami a me bene, cambia rigorista, perché Lautaro non può mai essere un rigorista, perché è uno che ti arriva davanti al dischetto e comincia a fare, vuol dire che già, soprattutto con una squadra come il Cagliari, quando sei già in vantaggio, insomma, vuol dire che già soffri la pressione. E figuriamoci contro il Cagliari, figuriamoci se è una squadra molto più blasonata, non lo so, ma meno male che non si giocava una partita di finale di Champions League, capitava lui davanti al dischetto del rigore e poi si va... Mamma mia che ansia, cioè fa venire l'ansia a chiunque, là. C'erano 80.000, 70.000 persone, ha fatto venire secondo me l'ansia a chiunque, perché cioè veramente, cambia rigorista perché Lautaro non è un rigorista, comunque ragazzi, sorpasso avvenuto, questa settimana veramente, questo fine settimana soprattutto è stato veramente fantastico. Fantastico, la Juventus che continua a fare sempre più schifo, il Milan che ormai zompa a destra e a sinistra, il Napoli peggio andar di notte e noi praticamente da adesso in poi siamo lì e ci dobbiamo rimanere più lungo possibile, perché io fino adesso veramente onestamente parlando fino adesso non ho visto nessuna squadra a livello di gioco che mette sotto l'Inter, perciò statevi attenti ragazzi miei, cari avversari, cari lupi di sta coppola di minchia, statevi attenti, perché quest'anno se l'Inter continua a giocare così non ce n'è per nessuno, mi dispiace per i napoletani che continuavano a sognare, per i milanisti quest'anno è il nostro anno, vinceremo lo scudetto, sì, vabbè, comunque ragazzi c'è poco da dire, siamo là, ce l'abbiamo fatta, prima di Natale, come aveva detto Inzaghi, prima di Natale voglio essere primo in classifica, obiettivo raggiunto, un saluto dal Joker Nerazzurro e tante care cose. Goofy! Fuca!